Noi siamo qui su FES 2020 per giocare sulla carriera con Vincenzo Bepp. Inizieremo subito con una bella partitella, perché inizieremo subito con la partita contro il Liverpool per Supercoppa inglese. Credo che il Liverpool abbia vinto la FA Cup, invece il Manchester City, come si sa, ha vinto il campionato. Tra l'altro, ragazzi, fra poco, non è vero, nel prossimo video giocheremo contro l'Inghilterra. Va bene, ma andiamo a giocare contro il Liverpool. Quindi eccoci qui. Ormai lo so che è già iniziata la partita, non ci fate caso. Ed eccoci qui al... Mi fai vedere la palla, ragazzi? Mi interessa vedere la palla, non Vincenzo, vabbè. Ah, oh, abbiamo il numero 13. Ragazzi, considerate che dobbiamo battere un bel tizio per poter prenderci il nostro numero 17, perché ce l'ha Kun Agüero e noi glielo dobbiamo levare dalle mani, ovviamente. Ma come faccio io? Oh, grazie. Volevo vedere la palla, non Vincenzo Bepp. Vincenzo Bepp, sti cacchi. Vabbè. Palla lunga per non so chi sia. Passa? No. Come gliel'ha rubata male la palla, mamma mia. Vincenzo Bepp la butta in porta. Primo gol in stagione. Lo fa quando potrebbe vincere il primo trofeo con il Manchester City contro il Liverpool nella Supercoppa. E Vincenzo Bepp la butta dentro. E yam. Calcio di punizione. Calcio di punizione. La prende. Non so chi sia il portiere. Chi è il portiere del City? Andiamo a controllare subito. Allora, schema di gioco. Ederson. Grazie Ederson. Ok. Quindi Ederson in porta. Perfetta. Un'informazione in più. Comunque, calcio d'angolo. Mané. Non la prendono. Va bene, meglio. Corre Vincenzo Bepp, si accentra, va davanti al portiere e sbaglia di pochissimo. In realtà non è vero, in realtà era pure di tanto, però comunque di pochissimo. Facciamo finta. Tra l'altro, il gol di Vincenzo Bepp, indovinate a che minuto è stato fatto? Al minuto 17! Yay! Tra l'altro, non per dire, ma effettivamente noi siamo comunque un numero che ci sta con Vincenzo Bepp, perché siamo col numero 13. Vincenzo Bepp, come sapete, ha una passione per i numeri della sfortuna, quindi 17 e 13 sono due dei tali, quindi essenzialmente più o meno ci siamo. Peccato che ce l'ha lui il numero 16-17 e che voglio io. Glielo devo giocare bene, perché così glielo yoinco malissimo. Tra l'altro, come si chiede la palla qui? Passa. Vincenzo Bepp! Di nuovo dallo stesso punto di prima, al 45esimo. Vincenzo Bepp, Bernardo Silva, se magari non mi baci la clavicola, grazie. Vincenzo Bepp! Non ci credo, Van Dijk! Cosa fai? Non ci credo! Io avevo avviato la registrazione dicendo vabbè, questa qua è da buttare. E invece Van Dijk mi salva la vita. Molto probabilmente Alisson dopo avrà menato male Van Dijk, però comunque se lo meritava, dai. 3-0, tripletta di Vincenzo Bepp all'esordio, raga, ma quanto, caspita, siamo British. Letteralmente siamo pure giovani in Inghilterra. Alexander Arnold crossa in mezzo a cercare Mané, che non la butta in porta, anzi un altro po' ce l'ha buttata, diciamo, il nostro giocatore, però è calcio d'angolo, vero? No, non è calcio. Meglio così. E la butta dentro anche De Bruyne. Ha il numero 17. De Bruyne, preparati adesso a farti rubare il mio numero, che nonostante ancora non lo sia ufficialmente, lo deve essere, quindi aspetta tu. Aspetta che non ti succederà niente. Oh mio Dio. No, cosa fai Sterling? Sei un calciatore professionista, porco cane. Ma come si fa a chiedere il passaggio? Spiegatemi come si fa. Come si fa?
Sterling, tra l'altro te che stai facendo? Che cosa ti affligge? Boh, vabbè. No. Alisson la prende. Che noia. Vabbè, raga, è quasi finita la partita. 4-0, signori. 4-0. 0-0. Non 1, 0. Raga. Grazie. 0-4-0. Ecco. E vincono quindi la Supercoppa inglese con tripletta di Vincenzo Bepp e gol di Kevin De Bruyne. Praticamente hanno insegnato gli spiegati, dato che c'hanno il numero 13 e 17. Guarda Henderson, guarda Henderson mentre è triste. E vincono. Dai, muovetevi a prendere la coppa, che ne voglio vedere subito. Dai, vabbè, ho capito, ma porco cane, ma calmi, sollevate sta coppa, per favore. Dai! Chi è il capitano? Fernandinho? Ferdinando! No, boh. Oh, vi muovete! Porco cane. Vabbè, quando la alzano vi faccio vedere, va? Allora, non hanno alzato la coppa, ragazzi, questa cosa mi dispiace, però non l'hanno fatto. Allora, ricordi che mi avevi chiesto di vedere il partito, già avevo disposto che in quel numero era di Bruin. Bene, anche se all'inizio il club era titubante, l'hai avuta vinta. Yes! Che numero avrà adesso il buon De Bruin? Annuncio selezione. Con un talento come il tuo era impossibile che non ti selezionassero. Una stella nel tuo club e ora anche nella tua nazionale, Italia. Siamo tutti con te, campione. Ragazzi, ci hanno convocato in nazionale. Yes! Andiamo a giocare contro. Come si chiama? Contro? Non lo vedo perché non ci sono gli stemmi originali, ragazzi. A presto cercherò di metterceli. Mi serve un attimo una pennetta USB e trasferire tutti quanti. Ci vorrà un pochino ancora. Va bene, andiamo a giocare contro lo Sheffield. Dato che lo Sheffield, almeno se ho ancora un messaggio, cos'è? Ah no, cos'è? Non so se hai già avuto occasione di vedere la formazione della partita di oggi. Nel caso te lo dico io. Scenderai in campo nel ruolo di prima punta. Oh yes. So che darei il 100%, ma ricorda, massima concentrazione. Raga, dai, dobbiamo far felice l'allenatore. Andiamo a giocare. E quindi eccoci qui a... come si chiama lo stadio del Manchester City? Andiamo a vedere come si chiama lo stadio del Manchester City, va? Andiamo. Quindi eccoci qui al City of Manchester Stadium. Che nome orrendo. Scusate dirigenza del Manchester, però avete un nome dello stadio che è veramente orribile. È più bello Gavi Stadium che questo, onestamente. Veramente era più bello da Cia Arena. E questo sì che non fa. Attenzione. Sì, però passala. Bernardo Silva. Del fatto che ti abbiano ucciso praticamente mi piace, godo. Perché non l'hai crossata, infame. Solista, fai schifo. Ti meriti il sostegno. Stavo per dire un'altra cosa. Forse ho trovato il tasto. Vai. No. L'ha parata, non ci credo. L'ha parata, sì. L'ha parata lui, no? Non è finita sul fallo, l'ha parata lui. Sì. Perché batto io il calcio? Ok, va bene. Anche se io vorrei segnarci di calcio d'angolo. Non vorrei fare gol. Non vorrei fare il cross da calcio d'angolo. Vabbè, fa niente. Raga, dai, siamo come prima punta. Dobbiamo fare bene. Perché altrimenti non ci metteranno mai più prima punta. Quindi dobbiamo fare bene. No, no, non lo accetto, Sterling. Non lo accetto, dai. Ho fatto il colpo di testa. Oh mio Dio, perché è successo e come è successo. E what? L'ho crossata, l'ha presa il portiere e l'ha buttata dentro Sterling. Ma mannaggia voi, mannaggia. Uffa, dovevo segnare io. Vabbè, diciamo che ho fatto comunque il mio contributo, dai. Attenzione, Bernardo Silva. Che mo deve fare tutto solo perché sì. Ma come si fanno sti passaggi? Come lo chiedo il passaggio io? E ditemelo, infami. Pigliagliela. Bella, vai. Corri. Oh! No! Mannaggia ad Henderson, no! Sterling! Dove è il passaggio? È troppo lungo, zio, però. Vola.
Vai, Berna! Berna! Passa, Berna! Berna! Oh! Oh, mamma! Ok, sì, gol, però mamma mia quanto sei brutto! Ma non perché... non nel senso di faccia, proprio fai schifo! Cioè, ma passamela! Ma non perché devo segnare io per forza! Ma no, perché dai, ma ti ci trovi, ma passala a me! Infame lurido! Punizione interessante! Salta! E niente! E va bene, è arrivato! Perché, vabbè, finisce la partita! Sterling e Bernardo Silva! Bernardo Silva ti odio, eh! Inizio a starmi antipatico! Solo per quello che hai fatto mi inizio a stare antipatico, va bene! Quindi, da questo video è tutto, vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e su Twitch, link in descrizione, se avete il video, vi chiamo, e da questo video è tutto, bye bye! Ah, un secondo, un applauso a Messi che ha vinto il premio come miglior giocatore dell'Europa, bravo! Va bene, ci vediamo nel prossimo episodio.